Prima di tutto vorrei ringraziare tutte le delegate e tutti i delegati che sono qui presenti a questa nostra iniziativa e ovviamente in modo particolare ai candidati e alle forze politiche con la loro disponibilità e con la loro presenza ci hanno dato la possibilità di organizzare questa iniziativa, che riteniamo un'iniziativa importante per discutere non solo quello che è successo in questi anni nel mondo del lavoro e tra i lavoratori, ma in modo particolare per quello che sta succedendo e per vedere se tra di noi esistono delle affinità, delle convergenze, c'è la possibilità di costruire qualche risposta rispetto appunto ai problemi del lavoro e ai problemi dei lavoratori. E siccome noi siamo un sindacato e vogliamo continuare ad essere esclusivamente un sindacato, e siccome non abbiamo la possibilità di modificare le leggi nel nostro paese, pensiamo che sia davvero importante avere la forza, la volontà e la capacità di indicare dei ragionamenti, delle proposte a tutte le forze politiche, rivolgendoci appunto a tutti, per tentare di avere delle risposte precise rispetto appunto a quello che sta accadendo nel mondo del lavoro e che sta accadendo alle lavoratrici e ai lavoratori. E da questo punto di vista io non vorrei dare dei giudizi e delle pagelle a nessuno, ma dobbiamo partire da una constatazione di fondo nella nostra regione come in questo paese. Perché se in Italia in questi anni in prevalenza ha governato Berlusconi e le politiche di centrodestra, che spesso sono state politiche contro il lavoro e contro i lavoratori, e se in Lombardia negli ultimi 18 anni ci siamo trovati Formigoni con le sue politiche di indirizzo, di clientele, via dicendo, non è solo per merito loro, ma perché soprattutto le forze politiche vicino al lavoro non hanno ascoltato, non hanno capito e rappresentato fino in fondo i problemi e le istanze del lavoro. Io penso che con molta tranquillità, con molta serenità dobbiamo partire da qui, facendo appunto delle proposte per tentare di trovare delle soluzioni ai problemi. E in questo ragionamento io mi sorprendo quando vedo ancora qualcuno che non capisce che quando si è di fronte al fatto che nei luoghi di lavoro si registra un peggioramento per quanto riguarda la condizione dei lavoratori, quando gli si cancellano i diritti, quando gli si abbassa il salario, quando gli si toglie la democrazia, ci si stupisce che poi questa cosa succeda anche nel paese e nella società. Bisognerebbe invece capire che il nostro paese ha come elemento costitutivo il lavoro, attraverso la sua Costituzione, ed è ovvio che se oggi si sta peggio nei luoghi di lavoro, si sta peggio anche nella società. Ed è per questo che noi insistiamo, bisogna ripartire da come si sta nel lavoro, nei luoghi di lavoro, come si sta nel rapporto tra il lavoratore e l'impresa, tra la politica che non ha ascoltato i lavoratori e che dovrebbe dare invece delle risposte precise. E ovviamente, come dicevo, noi vogliamo e abbiamo l'ambizione di avanzare qualche ragionamento e qualche proposta, sapendo che siamo in Lombardia, che siamo nella regione più industrializzata d'Italia, una regione dove sono presenti non solo molte multinazionali, ma sono presenti quasi tutti i settori dell'economia italiana, dall'elettrodomestico, la siderurgia, la telecomunicazioni, l'auto e il suo indotto. E quindi da questo punto di vista noi vogliamo ragionare in Lombardia, ma per offrire un ragionamento e delle proposte che siano una prospettiva per la Lombardia e per tutto il Paese. Questa deve essere la dimensione del ragionamento e delle proposte che noi facciamo oggi alla politica. E a noi non convincono quelle ricette, quelle soluzioni che spendono alcuni partiti, dove ci dicono risolviamoci i problemi in casa, pensiamo alla Lombardia che poi di tutto il resto non ce ne importa nulla. Anche perché in un'economia come la nostra, prevalentemente orientata all'esportazione, se noi non risolviamo i problemi della Lombardia, ma nello stesso tempo i problemi di questo paese, le produzioni, i prodotti che stanno dentro questi settori, queste multinazionali, dove le possiamo esportare noi? Non possiamo ovviamente tenercele tutte in Lombardia. E quindi appunto la capacità di rappresentare la Lombardia dentro uno scenario nazionale, per dare una risposta locale, ma che parli appunto dentro un contesto molto più ampio.
E da questo punto di vista io penso che noi, facendo dei ragionamenti, dovremmo porci alcune questioni molto precise. La prima, noi oggi abbiamo questi settori che sono profondamente in crisi, non solo per effetto della crisi, che è pesante, che sta tagliando posti di lavoro, che sta vedendo molte ore di cassa integrazione e molti licenziamenti. Ma la prima questione è, in questo paese, nella nostra regione, il pubblico può avere ancora o deve avere ancora un ruolo rispetto all'indirizzo, allo sviluppo di questi settori dell'economia? Il pubblico oggi può dare una forza di espansione a questi settori che si trovano in crisi? Noi pensiamo di sì. E per fare questo ragionamento voglio fare un esempio molto semplice, parlando sempre di casa nostra, non tentando di copiare altri modelli. Noi in questo territorio abbiamo multinazionali importanti, ne cito una, Alstom, una multinazionale che ha stabilimenti in tutta Europa e anche in Italia, una multinazionale che qualche anno fa rischiava il fallimento. E se grazie appunto no, all'intervento dello Stato questa multinazionale è stata salvata, oggi è una multinazionale che è a capitale pubblico, è una multinazionale che si occupa di settori strategici, dagli impianti per l'energia fino ai trasporti, e ha stabilimenti in Italia, e non a caso in Italia fa produzioni ferroviarie molto importanti. E in Italia, con l'indirizzo pubblico francese, è riuscita a comprarsi gli stabilimenti di Fiat Ferroviaria e produrre appunto in Italia NTV, il pendolino, diciamo, che è stato inventato dalla compagine imprenditoriale Montezemolo, Bombassei della Valle. Dico questo esempio per far capire che oggi il pubblico può avere sì una funzione, oltre che di controllo, anche di sviluppo per questi settori, per mettere a disposizione risorse, per sviluppare mercati, tecnologie e prodotti. E poi c'è un'altra questione di fondo, se parliamo dell'industria e dei piani industriali che si dovrebbero sviluppare per rafforzare l'economia nel nostro paese, e in particolare in Lombardia. Ma in Lombardia forse qualcuno è sfuggito, ma noi siamo in presenza di grandi gruppi come Ilva, come l'Eni, come la Finmeccanica. Grandi gruppi che in queste ore, in queste settimane, sono travolte anche da scandali e da verifiche giudiziarie. Penso che non stia a noi, non sia il nostro compito verificare se sono stati commessi dei reati. Ci sarà la magistratura, farà le sue indagini, farà tutto il suo corso. Ma io penso che qui ci sia un elemento che deve essere discusso tra di noi, che è l'elemento della partecipazione dei lavoratori alle scelte dell'impresa. E questo punto è un punto davvero importante, se vogliamo dare un indirizzo preciso a questi settori, se vogliamo davvero che in questi settori la discussione con il sindacato e con i lavoratori sia davvero un elemento importante per non far accadere quello che sta succedendo, per discutere di piani di investimento, di piani industriali, di quali produzioni tu vuoi fare appunto in questi settori. E oggi mi permetto di dire, quando si parla di partecipazione dei lavoratori dentro le società, ci sono due modelli molto evidenti. Il primo è quello FIA, quello di Marchionne, dove spesso o quasi sempre si decide contro il sindacato, contro i lavoratori, cancellando i diritti e senza assumersi degli impegni precisi anche nei confronti del governo. E poi c'è un altro modello che sta dentro l'ultima legislazione, quella più moderna, quella più recente, del governo Fornero e del governo Monti, dove ci parlano della partecipazione attraverso uno strumento molto particolare, che è la questione della partecipazione agli utili, che di questi tempi ovviamente parlare di partecipazione agli utili significa non solo rischiare di perdere il posto di lavoro, ma addirittura dover rischiare di restituire dei soldi. Io penso che questo sia un elemento importante da sottoporre alla politica. Il ruolo pubblico dentro l'economia, non per scegliere i manager, non per indirizzare politicamente la guida di questi grandi gruppi, ma per dare dei piani di sviluppo importanti. E l'altra questione, come dicevo appunto, il fatto della decisione e del ruolo dei lavoratori dentro queste società, per poter contare, per poter dare scenari di indirizzo diverso rispetto a quello che sta succedendo. E poi ovviamente per parlare sempre di occupazione e di lavoro, stando in Lombardia, io penso che ci sia davvero l'esigenza nel nostro territorio di sperimentare uno strumento preciso che ha delle caratteristiche e degli obiettivi precisi, che è il reddito di cittadinanza. Un reddito per quelle generazioni a cui bisognerebbe garantire davvero il diritto allo studio e a quelle situazioni di precarietà e di lavoro nero che oggi affrontano, diciamo, una situazione di mercato di precarietà che ha queste conseguenze. E mi faccio una domanda, se non sperimentiamo noi il reddito di cittadinanza in Lombardia,
dove ci sono tutte le condizioni, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista economico, in quale regione oggi si potrebbe sperimentare uno strumento di questo tipo. E quindi ancora oggi la Lombardia, come esempio che parla al Paese, partire dalla Lombardia non per stare in Lombardia, ma per trasmettere un'idea che alcune cose si possono fare, soprattutto nella direzione dei lavoratori, soprattutto per quei giovani precari che hanno bisogno di strumenti nuovi che parlano con chiarezza in una certa direzione. E poi c'è tutta la riforma Fornero, su cui bisognerebbe fermarsi delle giornate a discutere. Ovviamente per il tempo che abbiamo a disposizione voglio essere molto chiaro e molto preciso. La riforma Fornero non ha fatto altro che fotografare, cristallizzare tutte le forme di precarietà che si sono sedimentate nel Paese in questi anni. Questo è il primo elemento. E io penso che chi vuole governare questo Paese deve dire con chiarezza che alcune di queste forme di assunzione precarie devono essere assolutamente cancellate. E la nuova legislazione, che chi andrà al governo penserà appunto di produrre, deve avere come riferimento un principio preciso, che a parità di mansione, che a parità di lavoro, che a parità di prestazione deve equivalere parità di salario. Questo deve essere il principio basilare di una nuova legislazione sul lavoro, perché se non è così si continua a ripetere la situazione attuale, dove le imprese frammentano il processo produttivo, applicano diversi contratti e si riproduce in tutti i luoghi di lavoro, non solo quello metalmeccanico, la concorrenza tra i lavoratori. E invece noi abbiamo bisogno di una concorrenza diversa sugli investimenti, sulle linee di produzione, sulle tecnologie, sui prodotti. E io penso che questo sia un elemento decisivo della nostra discussione che debba portare appunto a delle proposte. E poi, parlando sempre di riforma Fornero, velocemente, noi vogliamo fare alcuni ragionamenti anche per quanto riguarda le modifiche riferite all'articolo 18, perché lì è stato compiuto un'operazione, di svuotamento per quanto riguarda il criterio e il diritto al reintegro del lavoratore licenziato ingiustamente. E noi pensiamo, e lo vogliamo dire molto chiaramente a tutte le forze politiche, che per noi è davvero non solo un passo indietro, ma è sicuramente inaccettabile che questa nuova legislazione preveda il fatto che quando un lavoratore viene licenziato ingiustamente non abbia la possibilità di decidere liberamente di rientrare al suo posto di lavoro. Lo vogliamo porre come una condizione importante. E io non la voglio mettere in politica, ma voglio stare al merito della questione. Perché in questi mesi hanno detto che modificando l'articolo 18 sarebbe ripresa l'economia, sarebbero arrivate le multinazionali, sarebbero sistemati una serie di problemi. La cosa che noi stiamo registrando in Lombardia è che nel 2012, solo nel nostro settore, noi abbiamo avuto 15.000 licenziamenti con conseguenti iscrizioni nelle liste di mobilità. Questo è quello che sta succedendo nella regione più industrializzata d'Italia. E quindi oggi c'è bisogno di ripensare un intervento e una legislazione, non per favorire questi licenziamenti e per ampliare questo numero che è già una voragine dal punto di vista occupazionale, ma come vincoliamo l'occupazione rispetto a un ragionamento che sta dentro lo statuto dei lavoratori, che sta dentro ai diritti che i lavoratori devono avere nel loro luogo di lavoro. E mi permetto di fare un'osservazione. Siccome la campagna elettorale è un po' il luogo, il momento di ripensamento per molti partiti, c'è chi ha messo l'IMU e poi adesso ci sta ripensando. A me non importa di sapere, di discutere che quell'articolo 18 si è arrivati lì per una mediazione politica tra i partiti. A me interessa che ci sia un ripensamento da parte delle forze del centro-sinistra per ritornare alla precedente legislazione. Perché qui non si tratta solo dell'articolo 18. Qui si tratta del fatto che se non c'è una garanzia precisa per quanto riguarda il mondo del lavoro, è evidente che tu sei nella condizione di non poter più applicare concretamente, materialmente, lo statuto dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, a partire dal diritto di libertà di opinione, al diritto della salute, alla possibilità di votare e sceglierti liberamente appunto il tuo sindacato.
Io penso che questo sia un punto importante che non può essere in questa discussione, in queste iniziative, appunto, essere sottovalutato. E parlando appunto di occupazione, vorrei dedicare anche qualche attenzione su due temi. Ma non ci stiamo accorgendo che in diversi paesi europei, in particolare in Europa appunto, c'è una disoccupazione inferiore, non solo perché c'è un processo di investimenti, ci sono nuove produzioni, si pensa a un nuovo modello di sviluppo, ma anche perché in molti paesi europei si è fatta un'operazione riguardante l'orario di lavoro e si è intervenuto per difendere l'occupazione anche riducendo l'orario di lavoro. Ci sono paesi dove si lavora in molti gruppi, con orari inferiori addirittura alle 35 ore. Si è fatta un'operazione molto semplice, cercare di redistribuire il lavoro ai lavoratori per evitare e risparmiare la cassa integrazione e addirittura i licenziamenti. Dobbiamo dircelo con franchezza, da noi questa discussione non c'è. Siamo di fronte ad una Federmeccanica, ad una Confindustria, che hanno un pensiero esattamente opposto alle cose che noi diciamo. Non a caso loro nel nostro contratto dei metalmeccanici hanno puntato, hanno ottenuto con l'accordo separato l'allungamento dell'orario di lavoro e non a caso la Confindustria nel suo manifesto di Squinzi dice che con lo straordinario detassato deve essere allungato l'orario di lavoro. Io penso che su questa strada non si risolve alcun problema, ma noi dobbiamo pretendere in questo Paese la cancellazione di una norma che detassa lo straordinario per utilizzare quelle risorse e detassare ed incentivare i contratti di solidarietà, che sono uno strumento utile e importante per affrontare questa fase. E vorrei dire anche qualcosa, peccato che non ci siano, ai presidenti, a quelli che si candidano a essere i presidenti della Regione Lombardia. Ma io mi sono accorto che nelle altre parti, in altre regioni, dal Friuli Venezia Giulia fino alla Toscana, in questi anni, dal 2009 ad oggi, si è lavorato in una certa direzione. In quelle regioni sono stati fatti dei provvedimenti, sono state messe a disposizione delle risorse per agevolare e favorire l'applicazione dei contratti di solidarietà. Regioni che hanno messo a disposizione fino a 1 milione di euro per incentivare appunto questo strumento. Formigoni questo non l'ha fatto dal 2009 ad oggi. Ha gestito con un po' di cassa in deroga gli strumenti degli ammortizzatori sociali, ma non si è esteso l'utilizzo del contratto di solidarietà. Io penso che questo sia un primo intervento, un primo segnale rispetto ai lavoratori e rispetto appunto al mantenimento dell'occupazione. E poi c'è tutta la questione riferita alla riforma pensionistica. Qui si è fatto davvero un'operazione molto, molto sbagliata, pesantemente sbagliata. Non c'è assemblea con i lavoratori metalmeccanici in cui non ti segnalano il problema della riforma pensionistica. Puoi parlargli di tutto, ma quando fai le assemblee con i lavoratori, il problema della pensione è il problema che tutti i lavoratori ti stanno ponendo. E qui non è solo un problema riferito ai lavoratori esodati, che un governo, non dico di tecnici, ma un pochino, diciamo, un po' più capace non avrebbe commesso anche da questo punto di vista. Perché abbiamo fatto molte riforme pensionistiche in questo anno, ma un problema così grande e così profondo riferito agli esodati non l'abbiamo mai visto. Ma al di là di questa questione, io penso che sia fatto un errore profondo, perché allungare l'età lavorativa, l'età di pensionamento, è un danno ovviamente ai lavoratori che stanno lavorando, ma nello stesso tempo tu fai un danno alle nuove generazioni. Perché non fai un'operazione dove liberi i posti di lavoro, dove non metti dentro le aziende nuovi lavoratori. E anche da questo punto di vista c'è un'operazione molto ingiusta nei confronti dei lavoratori. Perché quando tu determini un unico limite, un unico riferimento, e non tieni conto del tipo di lavoro che i lavoratori e le lavoratrici fanno, fai un'operazione ingiusta da questo punto di vista. E non sto parlando solo dei metalmeccanici, sto parlando di tanti lavori, di tante mansioni, anche nei lavori più delicati, più esposti, diciamo così, anche al contatto umano, al contatto con la persona, nella sanità, nei trasporti, nell'edilizia, che avrebbero bisogno davvero di una risposta diversa, che tenga conto davvero del tipo di lavoro che si fa in ogni luogo di lavoro. E se le pensioni oggi si ragiona così, tutto in base all'aspettativa di vita, bisognerebbe capire che oggi l'aspettativa di vita di ognuno dipende molto non solo da dove sei nato, ma anche dal tipo di lavoro che fai. E quindi c'è bisogno di una risposta.
C'è bisogno di una risposta che vada in questa generazione. E poi l'ultima questione, sempre per parlare dei giovani. Io mi ricordo l'ultimo governo di centrosinistra, con il governo Prodi, quando si discusse del pacchetto welfare. In quel pacchetto si diceva che le nuove generazioni non potranno avere, al di là della loro condizione lavorativa, una pensione inferiore al 60% in riferimento alla loro ultima retribuzione. Qui le cose stanno andando in una direzione molto diversa. Se uno guarda le nuove generazioni che lavorano 3 mesi, poi stanno a casa altri 6 mesi, poi magari non trovano altri lavori o devono fare lavori sottopagati. Qui noi siamo di fronte al fatto che il sistema previdenziale pubblico, se va bene, può garantire alle nuove generazioni un trattamento pensionistico intorno al 40-45% rispetto all'ultima retribuzione. Io penso che qui ci sia un punto da porre alla politica, a chi vuole governare questo Paese, dove tutto non può pesare ovviamente sul lavoro e sul costo del lavoro, ma anche attraverso la fiscalità generale bisogna però cominciare a ragionare, perché tutti hanno parlato in questi anni della previdenza integrativa e adesso parlano della sanità integrativa, ma nemmeno in quegli strumenti e in quella direzione oggi si è in grado di dare una risposta. E anche qui bisognerebbe davvero ripensare fino in fondo il ruolo pubblico che ha un sistema previdenziale appunto nel nostro Paese e quello che ha potuto garantire a molte generazioni. L'ultima questione molto velocemente. In queste settimane, o meglio a dicembre, nella nostra categoria è stato sottoscritto un altro contratto separato. Però questo contratto separato ha un ulteriore aggravante, che alle trattative per quel contratto dei metalmeccanici la FIOM è stata esclusa dall'inizio fino alla fine dal tavolo delle trattative. E questa questione, la questione dei contratti e degli accordi separati, se fino a qualche anno fa era una questione prevalentemente rivolta ai metalmeccanici, oggi è una questione che riguarda molte categorie e che riguarda l'intera Confederazione, l'intera CGIL. Perché i metalmeccanici sono dentro una questione che è appunto il contratto separato. Anche la CGIL nel 2009 non ha sottoscritto l'accordo sul modello contrattuale, pochi mesi fa non ha sottoscritto l'accordo del 2012 sulla produttività. Quindi questa è una questione che non riguarda i meccanici, è una questione generale che riguarda appunto tutti i lavoratori. E parlando sempre alle forze politiche, noi non possiamo continuare a sentire la solita risposta. Dovete mettervi d'accordo tra di voi, perché se uno risponde in questo modo, o non ha capito qual è il problema, o non vuole risolvere il problema che i lavoratori hanno di fronte a sé. E noi pensiamo, la FIOM pensa che l'unità sindacale non è uno strumento che attraverso il voto serve per dare ragione a noi o alla CGIL, ma l'unità sindacale deve diventare davvero una norma, un riferimento, la voglio dire ancora in modo più chiaro, un diritto per tutti i lavoratori. L'unità sindacale è un diritto, perché se c'è l'unità sindacale il sindacato è più forte, può tutelare meglio i lavoratori. Se c'è l'unità sindacale si elimina quello che sta succedendo in questi anni, cioè gli accordi separati, dove la Federmeccanica, la Confindustria e le imprese decidono con chi fare, con chi discutere, con chi fare gli accordi separati. E quindi questo è il punto che noi abbiamo di fronte. E per questo che noi abbiamo davvero bisogno di una legge sulla democrazia e sulla rappresentanza, per dare la possibilità ai lavoratori di decidere rispetto al sindacato che vogliono in azienda, a quale sindacato potersi iscrivere, quale delegato e delegata poter votare, quale sindacato avere come riferimento nella propria fabbrica. Io penso che questo sia il tema per una ripartenza complessiva dentro il mondo del lavoro, che definisca regole certe per tutti, a partire dalla democrazia e dalla certificazione, dalla rappresentanza, in modo tale che ogni organizzazione sindacale conti davvero per il reale peso che ha, in base ai voti che prende quando si votano le RSU e in base ai propri iscritti, e che si abbia appunto la possibilità di evitare gli accordi separati attraverso il voto dei lavoratori. Io penso che questo debba essere un impegno preciso
che le forze politiche si assumono nei primi 100 giorni di questo governo. È una questione che non riguarda noi, è un modello che riguarda tutto il sistema delle relazioni industriali, e penso che una legge possa davvero dare una risposta decisiva rispetto a quello che è stato fatto in questi anni. E l'ultima questione riguarda l'articolo 8, che è strettamente collegato rispetto alla democrazia e alla rappresentanza. Questo famoso articolo 8, voluto dalla Fiat, fatto dal governo Berlusconi, non cancellato dal governo Monti, è un segnale pericoloso per tutto il Paese se non viene rimosso. Perché quando si parla di articolo 8, non c'è solo la deroga ai contratti e alle leggi e quindi al fatto che ogni impresa si può costruire il proprio diritto del lavoro in casa propria, al fatto che la Costituzione viene violata in tutti i luoghi di lavoro. Ma questo articolo 8, e la FIA l'ha voluto apposta, e la Federmeccanica sta seguendo la stessa strada, è un articolo preciso che cambia il senso della contrattazione nei luoghi di lavoro, dalla dimensione nazionale fino alla dimensione aziendale. E con questo articolo 8 la contrattazione non è più una contrattazione, diciamo, acquisitiva, ma è una contrattazione corporativa, aziendalista, che serve alle imprese per mettere in competizione azienda con azienda, lavoratori di un'azienda con i lavoratori di un'altra azienda. Ed è per questo che noi chiediamo da subito la cancellazione di questo articolo, per ritornare al fatto che la contrattazione deve essere una contrattazione libera, democratica, ma soprattutto acquisitiva, che possa offrire a tutto il Paese una via d'uscita molto precisa e molto importante. Voglio davvero concludere dicendo una semplice cosa. In questa campagna elettorale si continua a dire, e lo sentiamo sia da sinistra che da destra, che il lavoro è la prima questione, la questione principale da discutere e da affrontare. Però noi vorremmo capire da parte di tutti i partiti come si vogliono spendere, addirittura, mi permetto di dirlo, nei primi 100 giorni di governo. Quali sono le iniziative, quali sono gli impegni che si vogliono assumere per cambiare lo stato delle cose. Perché dire che la priorità è il lavoro e non dire quali impegni tu ti vuoi assumere per cambiare lo stato delle cose è dire a noi metalmeccanici, che siamo spesso molto diretti e molto concreti, una cosa che significa poco o nulla. Ed è per questo, visto che noi abbiamo davvero in questa regione per la prima volta la condizione per cambiare lo stato delle cose, per dare una svolta in Lombardia che sia un segnale davvero a tutto il Paese, bisogna davvero ripartire dal lavoro. E per avere una risposta dai lavoratori metalmeccanici, dai lavoratori e dalle delegate metalmeccaniche, bisogna davvero che su alcuni punti la politica si assuma delle precise responsabilità e dei precisi impegni. Io penso che l'utilità di questa assemblea, di questa discussione, debba appunto arrivare a far scaturire degli impegni che vadano in questa direzione. Perché se non si interviene sul lavoro, se non si cambiano le condizioni che hanno attraversato il lavoro, non si può produrre e pensare di fare un minimo cambiamento né in Lombardia né in tutto il Paese. Grazie mille.